Irisbus, il governo conferma concrete manifestazioni di interesse per lo stabilimento di Valle Ufita e la volontà di finanziare il piano trasporti. Ok dalla regione, alla CIG si deroga. Il candidato De Blasio elogia la segretaria uscente, lingua esempio di abnegazione. E sul congresso, la mia non è una candidatura di cordata. Aiello del sabato, monta sul web la protesta per la decisione di vietare l'ingresso dei cani nel parco giochi comunale. Il sindaco Orciuoli, è una strumentalizzazione politica. Sport calcio, Avellino KO a Siena, gara condizionata dall'arbitraggio. Basket, Pesaro sbanca il Pala del Mauro, Scandone lenta e senza difesa. Buon pomeriggio, buon inizio di settimana a tutti i telespettatori di Media 3 e benvenuti alla nostra informazione quotidiana. Buongiorno. Come avete sentito dai titoli, apriamo con l'avvertenza della Irisbus. Il fatto del giorno: stamattina si è tenuto l'incontro a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un incontro che si è concluso proprio pochi istanti fa. Alcune novità salienti e importanti. Partiamo ovviamente da quella che tutti si attendevano, la CIG si deroga, c'è l'accordo, i lavoratori si vedranno prolungare gli ammortizzatori sociali per i primi sei mesi del 2014, il 23 ottobre già fissato un incontro in Regione Campania per formalizzare questo aspetto. Al di là della CIG si deroga sono venute fuori novità importanti che inducono a ben sperare finalmente dopo poco più di due anni per il futuro di questa vertenza. La prima: il governo, attraverso il sottosegretario De Vincenti, conferma che ci sono almeno un paio di manifestazioni di interesse concrete da parte di aziende del settore trasporti autobus nazionale e internazionale che ovviamente potranno industrializzare lo stabilimento, ma di qui se ne dovrà parlare in un nuovo incontro ministeriale già fissato per il mese di novembre, molto probabilmente il giorno 16. Sempre il governo, attraverso il sottosegretario De Vincenti, ha dato una mezza conferma dell'indiscrezione arrivata questa mattina dagli organi di stampa, da Il Mattino, una indiscrezione secondo cui praticamente il governo potrebbe, nella legge di stabilità che dovrà essere ufficializzata nella giornata di domani, finanziare il piano nazionale trasporti, un finanziamento di circa 1,5 miliardi per i prossimi tre anni che consentirebbe di rimettere a nuovo, di cambiare 10.000 autobus usurati ed obsoleti presenti sul territorio nazionale. E una notizia che potrebbe, attraverso le due manifestazioni di interesse, rilanciare lo stabilimento di Valle Ufita. Si intravede la luce in fondo al tunnel. Ne abbiamo parlato proprio qualche istante fa, prima di andare in onda, con una delle protagoniste della protesta della Irisbus, con Silvia Curcio, passionaria di Valle Ufita. Io chiedo alla regia se è pronto il contributo audio di Silvia Curcio, che ovviamente è ancora a Roma con un pullman di circa 50 lavoratori Irisbus che hanno avuto un sit-in nei pressi del Mise. Via all'audio. La situazione è cambiata abbastanza, dobbiamo dire, anche se non è quella che ci convince. In effetti i sei mesi di cassa integrale sono stati definiti e quindi bisogna andare in regione il 23 di ottobre a firmare. E l'azienda si è resa disponibile ad anticipare almeno i primi due mesi di gennaio e febbraio, di anticipare la cassa in deroga, e poi il 15 di novembre ci dovremmo incontrare qui al Ministero di nuovo, perché il sottosegretario De Vincenti ci ha detto che ci sono due manifestazioni di interesse da due imprese che comunque si occupano del settore dei pullman e sono delle imprese che lavorano a livello nazionale ed internazionale. I nomi non ce li ha dati perché ha ritenuto non opportuno farlo. Per quanto riguarda la notizia di stamattina sul fatto che il governo avrebbe messo dei soldi nella legge di stabilità per il trasporto pubblico, ha detto: non mi fate dire niente, non posso dire niente perché se non vedo nero su bianco non preferisco non dire niente. Non è che ha detto categoricamente no, non c'è niente, ha detto non posso dire, perché sai, sapendo come funzionano queste cose, che magari potrebbe andare a monte la legge di stabilità, dice: io, tu l'hai detto, dice no, io nel momento in cui ci incontreremo il 15, cioè domani sarà questa legge di stabilità, mi sembra che ha detto, che sì, sapranno dovrebbe se... approdare, dovrebbe essere resa ufficiale sostanzialmente. Esatto, e quindi là si definirà questa cosa. Probabilmente, come dice lei, direttore, sarà
sicuramente una missione ma a metà. Sì, però due anni dopo finalmente si rinfocola la fiammella della speranza, finalmente vediamo una luce in fondo al tunnel. Eh sì, perché il tempo stringeva, le procedure di mobilità erano state avviate, quindi adesso decade tutto proprio con questo accordo di programma che la Regione ha deciso di... Ma non c'è solo Irisbus tra le aziende in crisi, la settimana appena cominciata sarà importante anche per il futuro della ASM di Piano d'Ardine. Domani la vertenza approda a Palazzo Santa Lucia per un summit con gli assessori regionali Fulvio Martuscello e Severino Nappi per provare a scongiurare la chiusura dello stabilimento e prolungare gli ammortizzatori sociali ordinari. Ascoltiamo il servizio. Non solo Irisbus, la settimana appena cominciata sarà importante anche per il futuro della ASM di Piano d'Ardine, l'azienda impegnata con 132 dipendenti nello stampaggio lamiere. Il gruppo Tiberina da tempo ha annunciato la volontà di cessare l'attività e chiudere lo stabilimento dal prossimo 1 dicembre, giorno successivo al termine della cassa integrazione straordinaria per crisi. Gli addetti, dopo la protesta e il sit-in nei pressi dello stabilimento, auspicano un intervento delle istituzioni che possa evitare il dramma del licenziamento collettivo. Domani la vertenza approda a Palazzo Santa Lucia. Vertici aziendali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori parteciperanno ad un summit con gli assessori regionali alle attività produttive Fulvio Martuscello e al lavoro Severino Nappi. L'obiettivo è quello di convincere il gruppo Tiberina a continuare un percorso fatto di ammortizzatori ordinari e guadagnare tempo per la ricerca di una soluzione definitiva. L'azienda si è detta disponibile a mantenere in vita una realtà con 35 dipendenti, confermando la possibilità di tutelare altrettante maestranze mediante trasferimento in altri stabilimenti del gruppo. Ma le organizzazioni di categoria auspicano una soluzione che preveda i superi ridotti al minimo, inimmaginabile un'intesa con la base di oltre 60 licenziamenti. E dopo un'ampia prima pagina dedicata al lavoro e alle vertenze calde dell'Irpinia, passiamo alla politica. Carmine De Blasio, come già confermato sabato ai nostri microfoni, rilancia la candidatura verso la guida del Partito Democratico in vista del prossimo congresso provinciale. Stamattina ha incontrato gli organi di stampa in una conferenza stampa in cui ha indicato le sue priorità per la svolta: chiudere la stagione delle contrapposizioni, aprendo il partito alle istanze dei cittadini e anteponendo soprattutto gli interessi della collettività agli sterili personalismi. I dettagli nel servizio di Flavio Coppola. Il congresso del PD è a rush finale. Carmine De Blasio ha ufficializzato stamattina la propria candidatura in rappresentanza di una fetta trasversale del partito. Renziani, Lettiani, Franceschiniani, finanche la bersaniana Rosa D'Amelio, tutti insieme appassionatamente per giungere all'appuntamento con le urne del prossimo 27 ottobre, forti di una compagine capace di affermarsi prima ancora dell'assemblea congressuale del 3 novembre. In quello che ha definito un incontro organizzativo, il candidato ha sottolineato la necessità di realizzare un'operazione inclusiva, capace cioè di determinare la svolta tanto attesa. E proprio qui è possibile cogliere una chiara risposta allo sfidante bersaniano Francesco Todisco, per il quale il PD continua a scontare un evidente deficit di sinistra. Domani pomeriggio De Blasio illustrerà le linee guida della sua candidatura al Circolo della Stampa. Nel frattempo non rinuncia ad un endorsement in favore di Caterina Lengua, segretaria provinciale uscente che non sarà della partita. Ha fatto crescere il PD irpino, sottolinea. È stata un esempio di grande abnegazione. Io non so quale sarà il giudizio degli iscritti, non lo dico ipocritamente, lo dico perché ci tengo a rappresentare anche, ad esprimere quella che è una forma per me di rispetto. Mi dà anche un po' di fastidio quando leggo ma no, c'è la cordata, non è vero. Io anzi, ho detto poco fa, ho intenzione di utilizzare ogni minuto di questi giorni per far capire, per spiegare, per illustrare, e sperando certo di avere il consenso, l'approvazione di migliaia di iscritti, perché qui non si parla di poche persone, questa è la prima volta che si elegge un segretario direttamente attraverso i circoli e attraverso gli iscritti. Spiegare qual è il PD che abbiamo nella mente, cioè un PD che riesca oggi davvero a rappresentarsi come la grande forza in una società in grado di rappresentare gli interessi assolutamente delle persone ultime, dei più fragili, ma che siano interessi facilmente traducibili in proposte di soluzioni
soluzioni, ipotesi di risposta ai problemi. Il cambiamento noi l'abbiamo già realizzato nel momento in cui decidiamo di spostare la discussione su un altro terreno, di introdurre un altro metodo di fare politica, altrimenti ci prendiamo in giro. Ci occupiamo ora della strage del viadotto avvenuta lo scorso 28 luglio a Monteforte Irpino. Oggi saranno ascoltati alcuni test che dovranno ripercorrere gli attimi prima del drammatico impatto costato la vita, ricordiamo, a 40 persone. Prevista per il 28 ottobre la ripresa delle perizie. Ascoltiamo i dettagli. Oggi è il giorno delle testimonianze di alcuni dei sopravvissuti alla strage del viadotto avvenuta il 28 luglio scorso a Monteforte Irpino. Almeno 3 degli 8 superstiti potrebbero essere ascoltati dai magistrati del Tribunale di Avellino. I sostituti procuratori incaricati del caso ascolteranno la signora Rosa, 70enne, che nel volo perse la sorella che le sedeva accanto ed altri suoi congiunti. Rivivere quei drammatici momenti potrebbe essere importante per gli inquirenti, che ancora oggi devono attendere i miglioramenti definitivi dei sopravvissuti. Ogni piccolo particolare vissuto prima dell'impatto potrebbe essere fondamentale ai fini della ricostruzione dell'effettiva dinamica di un incidente che ha scosso la Campania e l'intera nazione. Resta ancora lontana l'ipotesi di ascoltare la signora Iaccarino, da poco uscita dall'ospedale Moscati, che in quel giorno ha visto morire il suo intero nucleo familiare, costituito dal marito e dalle sue 2 giovani figlie. Troppo dolore e shock per rivivere quegli attimi di morte e sofferenza. La procura intanto ha previsto per il 28 ottobre la ripresa delle perizie di un'inchiesta che si fa sempre più intricata e che già conta l'iscrizione nel registro degli indagati di ben 7 persone. E continuiamo la pagina della cronaca con una notizia curiosa che arriva dal mandamento, perché nascondeva le armi tra i panini. Un venditore ambulante è stato arrestato dai militari della tenenza della Guardia di Finanza di Baiano nell'ambito di una serie di controlli sul territorio per porto abusivo di armi. Nel corso di una perlustrazione dell'autocarro utilizzato per la vendita, i finanzieri hanno rinvenuto all'interno del vano portaoggetti una pistola carica con 6 cartucce, oltre a 53 bossoli di colpi già utilizzati. L'uomo è finito in manette mentre le armi sono state sequestrate. Il venditore ambulante deteneva illegalmente presso la sua abitazione pure 6 fucili da caccia, 2 carabine, 44 proiettili e 66 cartucce. Processato per direttissima presso il Tribunale di Avellino, l'uomo è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, con confisca della pistola detenuta illegalmente e relativo munizionamento. Per le armi rinvenute presso l'abitazione, invece, è stata disposta la restituzione. Continuiamo con la cronaca. A Montemiletto 2 quarantenni salernitani sono stati sorpresi in possesso ingiustificato di arnesi da scasso. I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno predisposto il sequestro degli strumenti e dell'automobile utilizzata come deposito degli stessi. Spostiamoci poco lontano, questa volta a Prato la Serra, dove un ragazzo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma bianca, colpevole di aver aggredito una donna con un coltello che poi è stato sequestrato dai militari dell'arma intervenuti fortunatamente tempestivamente. Sempre a Prato la Serra è stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare per un 55enne della zona resosi responsabile di atti persecutori ai danni di una donna. Ancora cronaca, muore durante una battuta di caccia, domenica di tragedia nelle campagne arianesi. Un 61enne del Tricolle si è accasciato al suolo vittima di un malore mentre era impegnato con alcuni amici in una battuta di caccia al cinghiale. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Non sono mancate peraltro difficoltà nel recupero della salma. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per raggiungere il luogo impervio sito a Contrada Orneta, a ridosso del comune di Villanova del Battista. Sul posto anche il personale del 118 e una eliambulanza che sono servite purtroppo a poco. Nessun dubbio sulle cause del decesso, la salma è stata riconsegnata ai familiari già nel corso del pomeriggio. Bene, veniamo alle notizie dai comuni, ci spostiamo in questo caso ad Aiello del Sabato, dove sta facendo scalpore un cartello di divieto di accesso ai cani posto nel parco giochi comunale. Animalisti e abitanti della zona non hanno fatto tardare polemiche e discussioni, soprattutto sullo web e sui social network, ma vi sono anche pareri favorevoli a quest'ordinanza. Andiamo a vedere il servizio con l'intervista al sindaco di Aiello Ernesto Orciuoli, realizzata da Valentina Iliano. Siamo nel comune di Aiello del Sabato.
all'interno di una piccola cittadina vicino a Vadimparanda. Come potete vedere alle mie spalle vi è un insolito cartello che sta destando non poche preoccupazioni, non poche polemiche agli abitanti, ma non solo, anche ai quartieri limitrofi. E soprattutto la rivolta degli animalisti che sul web non tardano a farlo. Sapere il loro disegno e la loro indignazione per un cartello che vieterebbe quello che è l'accesso ai nostri ricercatori. Perché secondo me il divieto di cane è una cosa assurda. Io ho un cane, ci sono bambini, ma anche io non porto un cane. Però credo che i cani siano degli esseri viventi come noi, liberi di circolare, liberi di fare ciò che vogliono. E io sono cliente. Questi dettagli, perché anche gli animali devono funzionare libero e devono avere il loro spazio. Ma io sono un cane, quindi se i cani anche non bisogna essere usati tutti i temi di spesso nella zona, ma per questo non bisogna essere usati. Questo non bisogna usare, anche perché il comune non è abbastanza attrezzato per tagliare questi cani di strada. Ma per me non è giusto, non è esatto, perché sembra il padrone già il cane per il cane. Questo è perché Sindaco Ciuri, questo divieto di accesso ai cani è stato un po' di perplessità da parte degli animalisti, ma anche di semplici cittadini. Come rispondo? Io da molti rispondo che sto facendo parecchio distratto, perché questi cartelli spesi di rischio che sono stati apposti diversi anni fa dalla prima amministrazione e sono stati giustamente non li apposti, perché la popolazione locale in quella parte del decesso a quello cooperativo si era mandato che alcuni proprietari, questi amici fedeli, andavano a spesso e lasciavano questo sport assicurato di vita in batteria di laddove ci sono un elemento di attività di consumo, dove quando le messe male si coincidono con l'attività passeggiata il tempo di vita rispetto al finissimo portone di ordine sanitario. Bene così, quella di Aiello del Sabato era l'ultima notizia di questo nostro telegiornale. Io vi rimando al prossimo appuntamento con il nostro notiziario alle 19.45 per ulteriori approfondimenti sul fatto del giorno, sulla vertenza Irisbus con l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto vi lascio con il nostro meteo e subito dopo il TG Sport, come ogni lunedì, condotto da Angelo Giuliani, con tutti i risultati di calcio, basket e degli sport minori. Buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Arrivederci.